Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo 123esimo DJI News. Fa caldo? È tardi? Direi di sbrigarsi. Quindi, martedì avremo la nostra terza live di 7C. Ragazzi, ricordo che abbiamo iniziato con un contest la settimana scorsa, quindi mi raccomando partecipate, andate a vedervi la scorsa live in modo da capire come partecipare e vincere una one shot, una robettina piccola interna. Detto questo, spero che ci seguirete in questa nostra terza puntata dove continueremo la nostra avventura di cappa e spada e tremendamente tamarra. Mercoledì Facebook Live alle 6:30, sperando di riuscire a mantenere questo ritmo e la possibilità è anche di farla la mattina, quindi una doppia, faremo la mattina e alla sera, sicuramente alla sera. Ma anche la mattina di mercoledì? Possibile, stiamo valutando un attimo per questo periodo estivo, magari visto che scuola e università hanno rallentato un attimo il ritmo, potrebbe esserci più pubblico. Non lo so, fateci sapere anche voi se la cosa vi interessa. Argomento della live non è ancora stato deciso. Mentre giovedì Master Casual Live con Darkest Dungeon. Si continua, ragazzi, nel DLC The Crimson Court che mi sta acchiappando parecchio, ma devo recuperare un invito. Scopriamo insieme quello che ci nasconde il resto del DLC. Vi aspetto in live, ragazzi, il giovedì sera, venerdì, mobilio, per fatti miei. Ma adesso passiamo al messaggio promozionale. Apprezzi il lavoro di The Evil Company e Dice Games Italia? Potremmo fare anche di più se tu ci dessi una mano diventando nostro sostenitore con Patreon. Potremmo realizzare più eventi, fiere, fumetti, giochi, progetti, live e in cambio riceverai anteprime, prodotti e ricompense esclusive. Le novità di questa settimana sono la più importante, la più interessante, soprattutto come risonanza, è che Critical Role annuncia il pre-order di The Tal'Darai Campaign Setting, scritto da Matthew Mercer. Se non conoscete Critical Role, se non conoscete soprattutto Matthew Mercer, andate a recuperare qualcosa. È, diciamo, il nostro padre spirituale di Dice Games Italia solo a livello internazionale, con Matthew Mercer considerato uno dei migliori master al mondo. E beh, questo è il manuale della loro ambientazione, Tal'Darai. Quindi c'è il pre-order. Non so se la cosa vi può interessare. Dateci un'occhiata, parta oggi. Quindi, link in descrizione. Altre novità sono che Shintiara verrà distribuito da Weird Edizioni. Qui sotto trovate l'articolo in merito. Questo per aiutarvi a recuperare Shintiara se eravate interessati a mettere le mani sul gioco. Appunto, vi dovrete rivolgere a Weird Edizioni. 7C Fantasica, la director cut dell'avventura portata a play, sarà fatta in live. Il link ve lo lascio qui sotto. I ragazzi di Fantasica, soprattutto chi ha creato questa avventura, meritano, diciamo, i complimenti e di essere seguiti. In più, se volete vedere qualcosa di nuovo di 7C, anzi qualcosa che è stato usato in un torneo a Modena Play, beh, questa potrebbe essere una buona occasione. Link in descrizione, appunto. Ma passiamo agli eventi. Vi ricordo, Fantasica Colzate il 29 luglio. Costine, costine a volontà. Questo è il mood per riuscire a portare la gente in questo evento combattendo l'afa dell'estate. Poi il 10 settembre il DJI Birthday, ragazzi. Sempre, 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 sempre lì sul pezzo stiamo organizzando, stiamo mettendo giù idee, stiamo buttando lì robe, stiamo ingigantendo, ma voi dovete farci sapere quanti sarete, ragazzi, così da anche capire quanto allargare o meno l'evento. Quindi mi raccomando, andate sulla nostra pagina Facebook, mettete parteciperò all'evento o mi interessa l'evento, ricondividete così da aiutarci a capire quanto sarà grande questo evento, almeno sulla carta, in modo da organizzarlo al meglio. Poi un altro evento, sempre a settembre, sarà organizzato dai Custodi del Lago, il quinto concorso di mastering dal 22 al 24 settembre a Intra. 3 giorni full GDR con un torneo appunto di mastering. Sicuramente potrebbe essere che ci sia gente interessata tra di voi. Quindi vi lascio il link in descrizione per farvi un'idea in merito. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo DJ News. Scusate, ma non ci sono troppissime notizie, anche perché, hey, è un pelino estate, quindi no, non c'è quasi un cazzo da dire. Questa settimana inizia Game of Thrones. Questa è la cosa più interessante che potremmo dire, ragazzi.
anzi, sono tutti, cioè, io sono molto lì sulla, oh, sarà, chissà che cazzo ci sarà, quindi, cioè, insomma, sai, quella è la cosa più. Ma passando ad altre cose, ragazzi, The Silence of Halloween, la pagina Facebook del GDR su cui sto lavorando, ragazzi, trovate il link qui sotto. Ho iniziato a ricaricare un po' di materiale, anche delle, dei rapporti precedentemente messi anche sulle altre pagine Facebook. Vi consiglio di seguirlo. Più informazioni per i Patreon sulla nostra, appunto, pagina Patreon. Poi il contest di Nameless Land, Lords of War, dove dovete inventare il vostro simbolo per la banda da guerra. Il vincitore finirà nel nuovo manuale di Nameless Land, ma al link in descrizione trovate il resto del regolamento, quindi andate a leggere un po'. Poi vi ricordo, ragazzi, tutti gli altri nostri servizi, e che il fatto che la pagina, o meglio il server di TeamSpeak di Dice Games Italia, prossimamente passerà su Discord. Vi terrò informati su questo, vi darò il link quando lo passeranno a me i ragazzi che si stanno occupando di questo, perché non siamo noi in prima battuta a portare avanti questa parte, ma ringraziamo questi ragazzi che se ne stanno occupando e che organizzano un sacco di live su questi canali, adesso su TS, prossimamente su Discord, quindi se siete interessati andate a vedere il link in descrizione. Ma detto questo, direi che possiamo concludere qui questo di DJ News. Come al solito, se avete novità, notizie che secondo voi sarebbe interessante ricondividere, scrivetele qui sotto, non fatevi problemi. Volete suggerirmi un argomento per la live del mercoledì? Fate pure, ragazzi. Io voglio solo strapparmi questa camicia perché inizia ad avere veramente caldo. Quindi direi che ci vediamo nella prossima puntata e soprattutto durante gli appuntamenti di questa settimana. Ciao a tutti, bagai!